Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo a Sassari, nella zona di via di San Giuseppe, siamo in via 4 Novembre, una via frequentatissima che tutti conoscono. Oggi ci scusiamo per l'audio perché ci sono dei lavori in corso, saranno contentissimi gli abitanti della zona dove già il traffico è molto congestionato. Ad ogni buon modo, abbiamo appena venduto un immobile qua dietro, per venduto si intende che stasera praticamente abbiamo l'atto notarile. La domanda che tantissimi ci fanno ormai ricorrente quando li incontriamo è: quant'è al metro quadro? Il metro quadro è molto relativo, perché su questa tipologia qua abbiamo venduto un immobile di 65 metri quadri che è sostanzialmente il classico trilocale, dove però, attenzione, le due camere da letto sono tra le più ricercate in questo momento sul mercato e siamo leggermente al di sopra dei 2.000 euro al metro quadro, in uno stabile che comunque è fine anni 90. Se invece andiamo a vedere altri immobili che abbiamo in vendita nella zona che stanno un minimo soffrendo, ma semplicemente perché evidentemente ci sono dei costi anche di ristrutturazione da sommare, stiamo parlando di immobili intorno ai 1.000-1.100 euro al metro quadro, se l'architettura del palazzo è una buona architettura. È ovvio che questi dati vanno poi presi insieme a quelli che sono i volumi di compravendita di una zona, cioè quante case ogni anno si vendono in una determinata macro zona di Sassari, e dopodiché ragionati con un professionista, perché da soli sì potete fare tante cose. Una volta che il parametro al metro quadro, stampate la misura della casa, calcolate, fate una moltiplicazione e lo mettete in pubblicità anche in qualche sito gratuito. Però questo abbiamo notato che non funziona per noi, quindi supponiamo funzioni molto meno a volte per voi. Quindi quello che vi consigliamo è, come quando si assume un professionista, quando si va supponiamo da un medico, è quello di poter ovviamente prendere tutti questi numeri che voi magari già avete e confrontarvi con un professionista. Ritorniamo qua nella zona di San Giuseppe, una zona dove non mancano i cartelli vendita un po' a destra e un po' a sinistra, ultimamente sono un po' diminuiti, rimane una bellissima zona alle spalle della telecamera, c'è l'hotel Grazia d'Eleda che sicuramente tutti conoscono, è una zona estremamente servita, è ovvio che è una zona che nasce in un momento in cui i parcheggi erano sicuramente meno utilizzati, adesso ormai abbiamo circa forse tre macchine per nucleo familiare, il Trisbar è un posto sicuramente dove si può fare chiaramente colazione e pranzo, sono una zona fatta sia di residenze ma anche di professionisti. Negozi, attività commerciali, in questa zona non manca niente, supermercati, è una zona dove ci si può muovere tranquillamente a piedi, senza nessun tipo di problema, e abitando, lasciando, se uno lavora a sequenza uno lascerebbe la macchina parcheggiata dove ha trovato parcheggio, perché non è semplice. Devo dire una cosa che molti magari non sanno, è che chi compra casa la compra dove ha già vissuto, quindi conosce già i parametri della zona, le abitudini della zona. È vero che nella maggior parte dei casi queste zone offrono sicuramente parcheggio, aree parcheggio, nel momento in cui ovviamente uno conosce gli equilibri, quindi sicuramente magari a fine serata. È una zona anche molto residenziale. È ovvio che poi la mattina presto i servizi iniziano a prendere anche loro il sopravvento. Abbiamo altre soluzioni, per esempio in questa zona, che analizzando i prezzi ci hanno lasciato stupiti, per esempio gli immobili nuovi. E quando in una zona come questa, fatta di tante edilizie degli anni 70 o anche prima, e immobili invece costruiti negli anni 90, quando nasce un condominio nuovo, viene preso d'assalto dagli acquirenti, a cifre anche importanti, perché abbiamo analizzato dei valori di immobili compravenduti nuovi e siamo rimasti piacevolmente sorpresi, perché il valore al metro quadro sui numeri catastali si aggirano tra i 2.500 e i 2.800 euro al metro quadro, quindi comprare un due camere da letto nuovo di pacca oggi con un'autorimessa, che ovviamente è fondamentale, viene a costare circa 210.000 euro, 200.000 euro più IVA, quindi un costo ovviamente maggiore rispetto a quello che è lo scambio con un privato, quindi comprando dal costruttore, o per addirittura un tre camere da letto arrivare a spendere anche 320-330.000 euro. Stiamo parlando di metrature ovviamente di circa 100-110 metri quadri. Il nuovo si differenzia perché ovviamente l'efficientamento energetico è il top. Sto comprando comunque un immobile fatto nuovo e quindi non mi darà problemi per i prossimi 20 anni, e tutte queste comodità però le sto ovviamente pagando. La cosa importante di questi condomini che nascono nuovi è che vengono venduti in tempi molto rapidi. Qua nella zona di San Giuseppe abbiamo notato, e anche nella zona per esempio di Nessol, un'altra zona molto, molto ricercata, dove già sulla carta so che hanno venduto praticamente tutto nei nuovi edifici. Gli edifici degli anni 70, adesso ve ne faccio vedere uno proprio velocemente che abbiamo in vendita.
Vi invito tutti a continuare a seguirci in questo vlog che abbiamo deciso di implementare quest'anno per avere sempre più notizie di mercato della vostra città, Sassari in questo caso, e dati interessanti che possono aiutarvi nella giungla del mercato immobiliare.